un motivo sostanziale di natura, diciamo così, tecnica. Il potere legislativo, secondo il nostro ordinamento, compete al Parlamento. Le leggi le fa il Parlamento. E il Parlamento ha un vaglio di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale. In tutto questo periodo, da che era stata trasformata la Costituzione con la modifica del titolo quinto, c'erano stati dei tentativi di avviare delle forme di autonomia differenziata su alcune materie, alcune richieste, ed erano state fatte con provvedimenti legislativi, con testi legislativi, il che significa che potevano essere sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale li ha bocciati, ovviamente. Che hanno fatto? Si sono fatti furbi. Fanno i decreti ministeriali. I decreti ministeriali, nella gerarchia delle fonti del nostro ordinamento, hanno natura amministrativa. Non possono essere sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale. Noi lo sappiamo che sono incostituzionali, ma la Corte non potrà dichiararlo, perché sono decreti di carattere amministrativo. Quindi se la sono giocata fina. E quando poi, riflettendo sulle cose che diceva Marco, il LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, allora si hanno paventato che ci dovesse essere una omogeneità di prestazioni su tutto il territorio nazionale, dovevano essere verificati i cosiddetti LEP, i cosiddetti livelli essenziali di prestazioni. Noi sappiamo che ci sono delle disuguaglianze, ma queste disuguaglianze possono in qualche modo essere, come dire, contenute o assorbite nell'ambito di provvedimenti legislativi nazionali, che poi sì, a ricaduta possono essere rispalmati sul territorio sul locale. I LEP sono stati già calcolati. Per poter mantenere un livello di uniformità dei LEP su tutto il territorio nazionale occorrono 70 miliardi. Non ci sono e non ci saranno. E i LEP non saranno riformati. Sarà soltanto data un'indicazione, come giustamente diceva Marco, su come dovrebbero essere. Ma significa che non verranno mai fatti. E le persone sono state in questi anni abituate a subire. Perché? E qui arrivo ad un'altra questione. Le forze di opposizione normalmente, sì, i partiti hanno la loro responsabilità perché devono dare un'indicazione di indirizzo politico, ma diciamocela, l'altro corpo intermedio fondamentale per poter dare una propulsione alla rottura dei sistemi è la forza sindacale. Le forze sindacali italiane, a partire dalla CGIL, che è il sindacato più grande, hanno sostituito da tempo la lotta di classe, che qua dentro non credo che dovremmo spiegare cos'è, con un'altra teoria, che è quella dell'alleanza delle classi. L'alleanza delle classi deriva dalla teoria del popolo. L'alleanza delle classi significa stiamo tutti bene, tutti quanti bene appassionatamente e non è necessario fare gli scioperi, quindi noi possiamo arrivare magari a metterci d'accordo, sicché il segretario nazionale del più grande sindacato italiano va a cena con i vertici di Confindustria, porta tutte le sue pecorelle della CGIL a osannare il monarca teocratico e assorbe all'interno della politica sindacale la teoria dell'alleanza delle classi. Non c'è scontro. Si deve andare tutti d'accordo appassionatamente. Ed è lì il tradimento. Perché se non c'è scontro, se non c'è lotta di classe, se non c'è una contrapposizione di interessi contrapposti, le popolazioni si ammorbidiscono, già hanno la televisione da una parte, poi hanno i giornali dall'altra, hanno anche il sindacato che li ammorbidisce e che ha osato invitare una esponente neofascista nella propria assemblea, nel proprio congresso. La vergogna non è di casa CGIL. E dunque, le popolazioni sono assuefatte, sono state ammorbidite, non hanno la spinta come ce l'hanno in Francia. E io continuo a dire,
Se si fossero tenuti ad Avignone un certo ospite qualche secolo fa, probabilmente una spinta propulsiva alla rivoluzione l'avremmo avuta anche noi. Grazie.